Un'importante risposta giunge dal governo per la risoluzione dei problemi della Regione Puglia in materia di rifiuti e messa in sicurezza delle discariche del territorio BAT, in particolare Andria e Trani. Sono circa 146 milioni di euro le risorse messe in campo dal governo per la Puglia nel corso dell'ultima riunione del CIPI a Palazzo Chigi per finanziare numerosi interventi. Un finanziamento importante è arrivato con il via libera alla programmazione 2014-2020 dei fondi sviluppo e coesione destinati all'ambiente. Fondamentali per il territorio della BAT, 25 milioni a disposizione della Regione per i lavori di messa in sicurezza e chiusura delle discariche di Canosa, Andria, Bisceglie e Trani. Ci siamo riusciti a portare a casa per la chiusura e la bonifica della nostra discarica di Trani circa 5 milioni di euro. È un altro risultato importante, stiamo portando quindi fondi affinché si metta in sicurezza e finalmente si possa chiudere la discarica di Trani. E a cui si aggiungono altri 10 milioni per le due discariche di Canosa e di Andria, quindi un importante risultato per il nostro territorio che purtroppo negli ultimi anni è stato vittima di gravi problemi di natura ambientale. Sono stati inoltre programmati 35 milioni necessari a migliorare la gestione e il ciclo dei rifiuti che andranno a finanziare la realizzazione dell'impianto di compostaggio di Manfredonia, la creazione dell'impianto per il trattamento dei CSS, il compostaggio a Trani, e l'impianto di trattamento del percolato dei CSS, il compostaggio di Brindisi. Una risposta fondamentale per quelle che sono le problematiche legate alla discarica a Trani, dopo un lungo botta e risposta tra maggioranza e opposizione, ma soprattutto un intervento che copre l'intera BAT, con grande soddisfazione del presidente Giuseppe Corrado. Questo è l'ennesimo dimostrazione che di buona politica e di buona amministrazione e che quando insomma, non c'è un interscambio e una collaborazione tra le istituzioni. Non ci fermiamo qui perché nell'ottica della chiusura del ciclo dei rifiuti c'è un cofinanziamento di 11 milioni di euro per un impianto di compostaggio e recupero materiale dei rifiuti per l'impianto di Trani. Ricordiamo che l'AMIU ha predisposto un piano di circa 18 milioni di euro per l'impiantistica, quindi questo è sicuramente un importante risultato. Ora toccherà attraverso la Regione Puglia, all'amministrazione Bottaro, portare a casa questi risultati e mettere in pratica il lavoro svolto in questi ultimi mesi da tutte le istituzioni. Tra le spiagge, tra il risanamento delle coste e questi importanti fondi per in tema ambientale, credo che il Comune di Trani e l'amministrazione oggi non possa perdere l'occasione di portare a compimento e riuscire a sfruttare questi finanziamenti.